Salve, salve, eccoci qua a questo nuovo appuntamento di approfondimento. Come vedete, dal titolo Appalti e ANAC eh, analizzeremo sei interventi informativi ed alcuni interventi sanzionatori nell'ambito della propria attività di vigilanza da parte di ANAC. Vi ho messo questi titoli: I soliti noti e il principio di rotazione, Penali nella sola esecuzione, Le gare per le gite scolastiche. Indagini RUP 2024, i bandi tipo per i servizi di architettura e di ingegneria e la rivalsa sui privati per le opere realizzate dalla pubblica amministrazione. Vediamo di cosa si tratta. Intanto, complimenti a Luisa, che vedo che è riuscita nell'intento di vincere il posto fisso. Complimenti Luisa che è qui in diretta con noi, eh, Laura che si appassiona al diritto e tutti quelli che si stanno collegando un saluto un buonasera ovviamente fate domande relativamente a queste tematiche allora io ho preso alcuni commenti annunci documenti dal sito dell'ANAC l'autorità nazionale anticorruzione partiamo da questo ora al di là del nome del comune non ci interessa diciamo appalti di lavori sempre gli stessi operatori violati il codice e la buona amministrazione. Pochi operatori economici, sempre gli stessi, a ricevere gli appalti di lavori. Precisiamolo, non è detto che dietro queste osservazioni, intanto siano poi riscontrate in eventuale ricorso in giudizio, eh, diciamo, è l'osservazione dell'autorità di vigilanza. Però la prendiamo per buona. Non è detto, dicevo, che dietro questo ci sia necessariamente una fattispecie penale o ci sia un comportamento volto a voler favorire gli stessi soggetti. Può essere che ci sia un mercato ristretto. Comunque ANAC evidenzia cosa? Evidente violazione del principio di rotazione nell'affidamento diretto di appalti o nell'invito a procedure negoziate. Serve questo annuncio per segnalare a tutti noi che opera nel settore di stare attenti. Di stare attenti perché è vero che è un principio quello di rotazione, ma l'autorità di vigilanza poi interviene, come è intervenuta in questo caso. Gestione non conforme degli affidamenti di lavori ripetuta negli anni, in particolare nel 2022 e nel primo trimestre 2023, ma anche nel 2020 e nel 2021, insomma, negli ultimi. Quattro anni. Sono questi i rilievi che ANAC ha sollevato all'amministrazione, concludendo un'istruttoria aperta a seguito di due esposti segnala segnalanti anomalie e la prassi del Comune di Pescara di affidare innumerevoli appalti sempre agli stessi soggetti. Gli affidamenti de diretti del Comune di Pescara, si legge nella nota ANAC, risultano 261 in questi anni, così suddivisi. 73 2020, 83 2021, 98 eccetera eccetera. Mentre le negoziate sono il 10,7%, di cui 12 nel 2025 eccetera eccetera, sono invece presenti 5 procedure aperte nel primo triennio, nel, per tutto il triennio di riferimento, quindi poche procedure aperte. Occorre dire che il nuovo codice e anche le norme del decreto di semplificazione sono andate verso... L'incentivo all'uso dell'affidamento diretto, però notate: nonostante si rispetti formalmente la norma usando gli affidamenti diretti, poi l'autorità di vigilanza che vede di cattivo occhio questo strumento interviene. Continua l'autorità. Dalla ricognizione di queste procedure emerge la tendenza della stazione appaltante di rivolgersi sempre alla stessa platea di operatori economici, sia in relazione agli affidamenti diretti che per quanto riguarda gli inviti alle negoziate. Infatti, si è riscontrato spesso che molte procedure venissero affidate anche a distanza di poco tempo alle stesse imprese. Ovviamente questo allude ad un frazionamento artificioso, le quali poi risultavano destinatarie anche di inviti alle poche negoziate effettuate, in palese violazione del codice. Rotazione degli inviti, attenzione! Rotazione degli inviti che non c'è più nel nuovo codice, eh? quindi comunque ANAC ritiene che siano violate le norme di trasparenza, al di là che sia violata una singola specifica disposizione. ANAC ricorda che il principio di rotazione comporta prima di tutto il divieto di affidamento diretto o invito a procedure negoziate nei confronti del contraente uscente, dell'operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento. Rotazione degli inviti non c'è nel nuovo codice. Il comune di Pescara. Avrebbe dovuto cercare di diversificare maggiormente la scelta dei potenziali controparti contrattuali, ampliando la, la platea di operatori economici, e ciò a garanzia non solo del principio di concorrenza che c'è nel nuovo codice, ma anche di economicità e efficacia dell'APA, la quale, potendo esaminare un maggior numero di offerte, sarebbe facilitata nello scegliere quella più consona. Ana conclude pertanto riscontrando molteplici violazioni del principio. Quindi, questa è una prima indicazione per ricordarci che principio di rotazione sebbene limitato a quello dell'affidamento viene vigilato giustamente da ANAC numero 2 non possono esserci penali se non per ritardo nell'esecuzione della prestazione in una gara d'appalto non può essere prevista una clausola penale che scatta in caso di aumento del costo dell'opera rispetto al budget preventivamente stimato dall'amministrazione questo era un caso di una stazione appaltante che aveva inserito questa penale contrattuale Poiché i contratti di appalto non sono come quelli privati, dove c'è la libera volontà delle parti, qui la stazione appaltante ha un ruolo prioritario, nell'ordinamento italiano non sono ammesse ipotesi di penali svincolate dall'inadempimento della prestazione. Ogni penale deve essere collegata almeno al ritardo nell'esecuzione della prestazione. Delibera 73 del 17 gennaio 2024, chiara come riferimento, e questo diciamo, eh, testimonia l'attenzione. Dell'autorità anche appunto ai contenuti dei eh, rapporti contrattuali fra le parti. Per questo, ANAC sottolinea che il connotato essenziale della clausola penale sia nei contratti pubblici sia nel codice civile sia rappresentato dalla linea di rompimento essendo legata al ritardo nell'esecuzione. Numero 3 interessante questo e testimonia la difficoltà di applicare il nuovo codice, che chi lavora nel settore sa eh, che ha assunto anche toni drammatici in certi momenti. Via libera alle gite scolastiche. Busia, presidente dell'autorità, facilitare le scuole e evitare il blocco dei viaggi di istruzione. Leggiamo attentamente. Venendo incontro alle richieste e alle esigenze degli istituti scolastici in difficoltà nell'affrontare taluni adempimenti previsti dal nuovo codice appalti, Anaca si è resa disponibile a realizzare una soluzione ponte fino al 30 settembre 2024 che garantisca alle scuole per l'anno scolastico in corso di poter procedere autonomamente agli appalti per organizzare viaggi, clima anche l'apostrofo, distruzione, magari se la resta è molto agitata anche senza l'apostrofo, stage eh, linguistici e scambi culturali, stage per i più raffinati linguistici e scambi culturali e per assegnare concessioni di distributore automatico, quindi attenzione eh, non soltanto eh, I viaggi di istruzione. Tutto questo indipendentemente dal valore degli affidamenti, allora, allora, stiamo assistendo dal punto di vista giuridico a un qualcosa di eclatante. Il codice che dal 1 gennaio 2024 prevede la digitalizzazione integrale, senza deroghe, è stato prima di tutto derogato da ANAC per gli affidamenti fino a 5.000 euro, micro affidamenti per i quali è prevista la possibilità di non usare le piattaforme elettroniche in assenza di una qualunque disposizione normativa che lo consenta. Quindi una deroga introdotta con un provvedimento ANAC. Qui si annuncia una seconda deroga, attenzione, non più limitata ai 5.000 che le scuole potevano utilizzare, eh, ma indipendentemente dal valore degli affidamenti. Sembrerebbe dire anche fino alla soglia dell'affidamento diretto 140.000 euro per i servizi e le forniture. Sarebbe veramente un smontare senza interventi legislativi il codice. Come ANAC vogliamo il più possibile venire incontro alle scuole. Nell'imminenza del periodo di organizzazione dei viaggi di istruzione, evitando il blocco dei viaggi scolastici, spiega il Presidente. Nel frattempo, solle abbiamo sollecitato il Ministero a individuare sin d'ora le soluzioni più idonee per agevolare. Chiediamo attraverso il Ministero coinvolgimento, che vengano posti in essere tutti gli strumenti opportuni. Inoltre, vanno predisposti atti tipo nel rispetto del principio di concorrenza, favorendo la partecipazione. ANAC è a disposizione per offrire ogni supporto, eventualmente anche attraverso un'attività di vigilanza collaborativa. L'acquisizione diretta dei CIG, da parte degli istituti scolastici sarà disponibile il prossimo 8 marzo. Quindi, fino ad oggi abbiamo avuto l'acquisizione dei CIG sulla piattaforma dei contratti pubblici, la PCP, sotto i 5.000 euro per tutte le stazioni appaltanti. Adesso solo gli istituti scolastici potranno fruire di questo favor <ride> procedimentale. Non sappiamo se per tutti gli affidamenti o solo per quelle tipologie di affidamenti, e non sappiamo in base a cosa siano individuate quelle tipologie di affidamento. Da parte sembrerebbe di ANAC, in pieno coordinamento col Ministero. Abbiamo voluto semplificare al massimo le procedure. Si tratta di una misura necessariamente temporanea per consentire al Ministero e provveditorati, magari anche al legislatore di introdurre strumenti tali modalità saranno fruibili dall'8 marzo nel caso in cui gli istituti scolastici acquisiscano i CIG relativamente ai seguenti CPV, i codici eh, identificativi delle, eh, degli appalti e vedete sono i servizi che abbiamo detto, quindi solo istituti scolastici solo questi CPV qualunque sia l'entità 4. Gestione degli appalti al via l'indagine RUP 2024 Raccolta dei suggerimenti dai responsabili unici di progetto. Cosa non funziona nella gestione degli appalti? Magari vedasi gli articoli precedenti. Come migliorarli? Quali sono le criticità che vengono avvertite dai, di più dagli addetti ai lavori, in particolare i RUP? Quali competenze vanno migliorate alla luce del codice degli appalti? Sono questi interrogativi che sono rivolti ai RUP. Come partecipare dal 4 oggi? Al 18 marzo, attraverso un questionario anonimo online, già che ci sono, lo andiamo ad aprire. Fra l'altro, domani lo dovrò compilare. Anzi, me lo metto fra i preferiti, così domani mi ricordo di compilarlo. Ok, acconsento. Avanti. Ora, se, se lo compilo, ovviamente non diventerà più anonimo, quindi lo. Compilerò autonomamente, domani vi farò sapere come è andato oppure stasera. I risultati della rilevazione in forma aggregata confluiranno nell'osservatorio ed è sicuramente un'indagine di customer satisfaction utile. Quindi attenzione a tutti i RuP eh, presenti in Sala a compilare con questo link che adesso vi inserisco. Quinta notizia, consultazione sullo schema bando tipo 2 2023. L'1 2023 è già stato approvato, è già ufficiale, sono solo procedure di gara, sopra soglia, bla bla bla. Questo 2 sono le procedure aperte per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria sopra soglia europea con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il documento in consultazione eh, è stato messo fino al 1 marzo 2024, la consultazione online poi sarà oggetto ovviamente di analisi da parte di ANAC e sarà restituito nella forma dello schema tipo eh, 2 2023 che diventerà obbligatorio per le stazioni appaltanti, anche se ovviamente si tratta di una procedura molto particolare. Ultima notizia flash, intanto vi lancio un sondaggio, vi piace? chi è in diretta risponda nel sondaggio chi è indifferita lo metta nella chat mi piace questo tipo di format scrivetemi se vi piace questo tipo di format cioè fatto da notizie brevi tipo telegiornale monotematiche in questo caso Anac e Appalti in modo tale da capire se riproporlo successivamente sesto sempre preso di mira un comune sicurezza pubblica da Amalfi se il comune interviene deve rivalersi sui privati inadempienti. Qui ANAC interviene nella sua autorità di eh, autorità anticorruzione più che su appalti. Se un'amministrazione comunale interviene a tutela della sicurezza pubblica con opere di manutenzione straordinaria su proprietà private, per inazione dei privati stessi, pensate, crolla un muro privato che blocca una strada, ok? La pubblica amministrazione, contingibile ed urgente, il privato non lo fa fa lavori di contenimento del muro del privato, la uh, pubblica amministrazione deve attivarsi per recuperare le somme spese. Se non lo fa, contravviene alla giurisprudenza con possibili risvolti di carattere erariale, quindi danno erariale. È quanto stabilito nella delibera 7 febbraio 2024 al termine istruttoria, l'autorità ha sollevato varie criticità per non essersi attivata per recuperare le somme. Du circa 5.226.000 euro hai detto noccioline <ride> finanziati con fondi regionali per consolidare il costone gaudio in frazione pogerola non conosco costituito da falesi raccordate a terrazzamenti in parte antropizzati con sottostanti residenze strutture ricettive e abilità attività agricole l'amministrazione ha specificato che l'intervento era sostitutivo di quello del privato il consiglio di stato si è pronunciato e quindi l'ANAC invita L'amministrazione a attivarsi al momento, scrive ANAC, da quanto acquisito in atti e procedimenti amministrativi post in essere all'amministrazione, non risultano azioni finalizzate al recupero delle spese. Di fatto, l'intera operazione consiste in interventi di consolamento dell'ente pubblico ordinate a più riprese in passato a carico dei privati, di qui l'intervento di ANAC nelle sedi competenti. Aperta parentesi, Corte dei Conti. Bene. Intanto guardo il vostro sondaggio e eh, va bene, era una domanda retorica, 100% ha risposto, ringrazio tutti quelli che stanno rispondendo al sondaggio, che gradiscono questo tipo di format e che quindi replicheremo, eh, accento su lei, poggerola, mi scuso per l'accento sbagliato, fra l'altro sono originario di quelle parti, non si dica. Bene, ringrazio tutti quelli che mettono like anche al video e che seguono tutte le varie dirette che vengono svolte. Noi ci vediamo alla prossima. A presto, arrivederci.